Ciao ragazzi e bentornati su Spazio Tech. Oggi voglio portarvi la nostra personale recensione dello Xiaomi Mi Max 2, l'unico dispositivo che in questo momento può davvero essere chiamato phablet. Lui ha un grandissimo display, un ottimo audio e un'enorme autonomia. Scopriamolo insieme nella nostra recensione completa. Partiamo dalla confezione di vendita. Qua subito possiamo notare che il modello che ho acquistato è il modello 464, c'è anche quello 428. Mi Max 2, acquistato da Gearbest. Mettiamo un attimo da parte l'enorme smartphone. All'interno troviamo un piccolo manualetto di istruzioni, che ovviamente è solo in cinese. La spilla per rimuovere il carrellino della SIM. Il cavo dati da una parte USB e dall'altra USB Type-C e l'alimentatore da parete con uscita 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A. Supporta la ricarica rapida Quick Charge 3.0. Mettiamo via la scatola e prendiamo il nostro device. Ecco qua il nostro Mi Max 2. Xiaomi Mi Max 2 è davvero imponente. Parliamo di 174,1 x 88,4 x 7,6 mm di spessore. Frontalmente troviamo un vetro Corning Gorilla Glass 4 che protegge l'ampio display da 6,44 pollici di diagonale, la fotocamera principale da 5 megapixel. Sul fronte troviamo anche il sensore di prossimità e la capsula auricolare, che funge anche da speaker secondario. Il retro è full body in alluminio, interrotto solamente dalla fotocamera principale da 12 megapixel col dual flash dual tone, le bande per le antenne poste sopra e sotto e il logo dell'azienda. Troviamo inoltre anche il lettore di impronte digitali, incavato qua, che funziona davvero molto bene, 10 volte su 10. Sopra troviamo il jack da 3,5 mm e la porta a infrarossi, mentre sotto la porta USB Type-C, lo speaker principale e il microfono principale di sistema. Per un peso totale di 211 grammi che in mano si sentono e devo dire che è anche poco bilanciato. Mi Max 2 è un padellone, è enorme, è scomodo da portare in giro, è scomodo da tenere in tasca, però detto questo ha un cuore grande. Lui gira grazie a un processore Qualcomm Snapdragon 625 8 core a 2,0 GHz coadiuvato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibili. Esiste anche una versione da 128 GB. Il sistema è sempre molto fluido e riesce a compiere tutte le operazioni al meglio. Non ha mai impuntamenti particolari, non ho mai riscontrato problemi durante l'utilizzo quotidiano. Il display è davvero un'ottima unità, parliamo di un'unità, come ho detto prima, da 6,44 pollici. Si vede bene sotto ogni condizione di luce. La luminosità automatica funziona al meglio e gli angoli di visione sono molto buoni. Xiaomi Mi Max 2 è un dispositivo dual SIM, però potremmo rinunciare a una delle due SIM per inserire la micro SD per andare a espandere la memoria. Purtroppo manca la banda da 800 MHz e infatti con Wind non riusciremo mai ad andare in 4G. La dotazione Wi-Fi è completa, ABGN-AC, a doppia banda, e GPS comprende GPS e GLONASS. Come ho detto prima, è presente anche la porta a infrarossi. All'interno di questo Mi Max 2 troviamo una grandissima batteria da 5300 mAh che ci permette sempre di arrivare a sera. Adesso sono al 30% e lo sto utilizzando da ieri mattina. Se andiamo a vedere l'utilizzo della batteria, abbiamo 24 ore, l'ho spento questa notte, con 6 ore e 40 di display, molte applicazioni usate, giochi, web. Davvero una batteria che porta a sera sempre, riusciamo a fare praticamente sempre 2 giorni di utilizzo con un utilizzo medio intenso. Grandissimo punto a favore di questo Mi Max 2. A livello software troviamo la MIUI 8.5 Global Stabile, basata su Nougat
7.1.1 versione di Android. Purtroppo manca tutte le novità di Nougat, quindi non abbiamo lo split screen, che è veramente uno spreco su un display così grande, non abbiamo le notifiche intelligenti, non abbiamo nulla di ciò che ha introdotto Nougat, e questo qui è davvero un peccato. Da quello che ho potuto vedere, anche con la MIUI 9 che è in fase di sviluppo per solo alcuni terminali, non sono ancora state introdotte alcune di queste novità. Quindi sono abbastanza deluso da questo punto di vista. Il software di Xiaomi lo conosciamo ormai tutti, non è presente il drawer delle applicazioni. Vedete qua anche che spreco di spazio per i toggle. Possiamo inserire widget, temi, c'è un negozio di temi veramente molto ampio. Io adesso tengo il tema quello standard, cambio solamente l'icona, qua posso modificare sulle mie, posso cambiare il layout della schermata home. Infatti, come vedete, io ho cambiato solamente le icone. Abbiamo gli sfondi online, quanti ne vogliamo, potremmo andare online e mettere nuovi sfondi. Io ultimamente porto sempre questo su ogni mio dispositivo che provo. Xiaomi Mi Max 2 va sempre al meglio, non si impunta praticamente mai. La navigazione web è davvero molto piacevole, anche grazie a questo ampio display che permette di godere appieno dei contenuti multimediali. Reset del testo ci siamo, l'accaricamento anche davvero molto bene. Anche il gaming ovviamente è ai massimi livelli, d'altra parte è un dispositivo da 6,44 pollici con un audio stereo quando va in landscape, è davvero il massimo per giocare. Adesso aspettiamo un attimo che Real Racing si carichi, vi faccio vedere. Praticamente ogni tanto può esserci qualche calo di frame, ma davvero poca roba. Tendenzialmente è sempre fluido e reattivo durante tutte le sessioni di gioco. Tra l'altro non scalda praticamente mai, e questo è un altro pregio anche in queste giornate di forte caldo. Ecco qua caricato, non vogliamo comprare nessun'altra macchina. Carriera, amatore. Vai. Niente, quella è troppo facile, ha detto non me la fa fare. Ecco, così vi farò vedere che tutto gira al meglio. Intanto, ragazzi, guardate che spettacolo giocare con un display così grande. L'audio, tra l'altro, è davvero al top. Dopo vi farò sentire con qualche musica, qualche canzone, però davvero è al massimo poter godere in questa maniera di contenuti multimediali. Vedete, passo tranquillamente in mezzo a tutte le macchine. Specchietti ci siamo. Ecco, mi sono schiantato. Ecco qua. Tra l'altro tutti i sensori funzionano al massimo. Andiamo contro a questo. Ok, come avete visto, giocare con questo device è davvero uno spettacolo. Altro punto assolutamente a suo favore è l'audio. Ragazzi, è davvero una bomba questo audio stereo. Cioè, io non so se voi riuscite a captare quanto è forte, ma vi dico solo che in alcuni momenti, adesso stacco un attimo, io praticamente alcune volte ho addirittura rinunciato ad attivare lo speaker esterno, perché tanto il suo audio bastava per diffondere l'audio nella stanza se ero solo io. Davvero davvero al top. Passiamo ora a quella che forse è la parte più dolente di questo Mi Max 2. Poggiamo qua il device, mettiamo qua il piccolo pupazzetto. Il punto e scatta, in condizioni di buona luce ci siamo. Vedete, foto davvero molto veloci, HDR automatico che funziona al meglio. I dettagli ci sono. Il problema è, ragazzi, quando la luce comincia a calare, perché questo sensore è lo stesso sensore dello Xiaomi
Mi 6. Quindi abbiamo un buon sensore di per sé. Ovviamente l'apertura è diversa, perché quello dello Xiaomi Mi 6 era f1.8, questo qua è f2.2 e qua manca qualunque tipo di stabilizzazione. Vedete, ci sono diverse modalità di strato: timer, audio, panorama, manuale, quadrato, poi abbiamo i video, time lapse e slow motion, video fino al 4K, vediamo adesso il qualità video HD, full HD, 4K, i video sono buoni, l'audio viene catturato bene, peccato per la stabilizzazione, che purtroppo essendo assente, soprattutto se non abbiamo una monofermo, non abbiamo un supporto, la qualità è abbastanza bassa. Come vedete, praticamente sono fermo e l'immagine balla. Questo non è il massimo, ovviamente. Le foto in condizioni di buona luce vengono, diciamo, bene, perché i dettagli sono buoni, i dettagli catturati. Finché la luce non scende, la fotocamera non soffre. Soffre però quando comincia a esserci un po' di ombra, che si può cominciare a vedere un po' di rumore, per non parlare comunque al buio, perché al buio vediamo che i dettagli scendono parecchio. La fotocamera anteriore, una fotocamera da 5 megapixel, fa il suo dovere, con buona luce le foto vengono in maniera discreta, in condizioni di poca luminosità purtroppo la qualità è bassissima, se non nulla, perché purtroppo via software non viene illuminato il display, quindi praticamente se è buio il posto in cui siamo, non c'è proprio la possibilità di fare la foto. Come vedete, qua c'è l'HDR automatico, cosa che per esempio su Xiaomi Mi 6 non c'era. Lo zoom arriva fino a 8x, sgranando abbastanza l'immagine, ma comunque questo forse è il reparto peggiore di questo Xiaomi Mi Max 2. Eccoci dunque alle conclusioni. Xiaomi Mi Max 2 mi ha davvero convinto nel mese di utilizzo. Mi ha convinto il suo enorme display, che mi ha permesso di godere appieno di tutti i miei contenuti multimediali. Sono un amante di Netflix, guardo tanti video su YouTube, gioco, quindi è davvero un dispositivo che mi è piaciuto da questo punto di vista. Tra l'altro ha un audio davvero forte e corposo, che ci permette di aumentare ancora il livello di immersività quando si utilizzano questi contenuti multimediali. La sua batteria è praticamente infinita, è impossibile da scaricare in un giorno. Ok, la fotocamera non è un granché, la portabilità non esiste, è grande quanto la mia faccia. Però, detto questo, chi compra questo dispositivo sa già che è un dispositivo davvero grande, che è un dispositivo scomodo da portare dietro, perché bisogna metterlo in tasca di dietro in un borsello, però dà davvero tanto. Per 200 euro o poco più, che è il suo costo attualmente su GearBest, è davvero un best buy secondo me. Per questa recensione è tutto, fatemi sapere voi cosa ne pensate dello Xiaomi Mi Max 2, se vi è piaciuta la recensione, vi aspetto qui nel box dei commenti, un saluto da Carlo per Spazio iTech.